patate, che fine ha fatto? Questa è la faccia con cui cominciamo, la corriamo Saviano. Si comincia sempre con un sorriso. Ah, ma per voi è cominciata da parecchio tempo, però io ho visto certe immagini. Sì. È cominciata almeno 3 o 4 kg fa. Comunque la campagna acquisti della Running Saviano funziona, ragazzi, perché essere parte di questo team significa che 4 giorni prima della gara vi fate certe panzate di mangiare. Sarà interessante come sempre vivere l'andamento agonistico di questa battaglia, perché di battaglia si tratta. Oggi se ne daranno di santa ragione, perché questa è una 10 km che davvero permette di correre forte, lo vedremo da poco sotto i nostri occhi, li vedo lì in fondo. Eccoli qui tutti insieme, un fiume di maglie colorate, ancora accorpati i nostri biker che stanno guidando la gara, seguiti dagli atleti, dalla passione di questi ragazzi che stanno passando sotto i nostri occhi. Ancora Marco Vendrano, Isha Kuffar, Yusuf Reis, Raffaele Giovanelli, Aziz Nagirini, Ismaele Lavin. Ma quanti siete? Incredibile! Si sta viaggiando forte, 3:55 il time, siamo su 3:15 al chilometro, se ne passiamo c'è il primo fiume che vedremo sotto i nostri occhi questa mattina, mentre c'è il passaggio anche della prima donna, Francesca Maniaci. E ragazzi, è appena cominciata, Luigi, bocca al lupo, siamo anche sulle pagine di Liderano.it, ma soprattutto siamo nel cuore della vostra Corriamo Saviano, dalla edizione, e il vero cuore siete voi, la passione, le Raffi, buongiorno, le nostre canotte, le canotte della nostra campagna, Anna Trintillo al passaggio, Anna Maria Capasso, le nostre donne in gara, mentre vedo anche la canotta della Cleveland Runners con Nora Mendillo, alle dietro. Preannunciava questo e li ho citati poco fa, sono insieme, accoppiati, dovrebbero essere Isha Kuffar e Aziz Nagirini, i due ragazzi dell'International Security Service che si stanno avvicinando. Quando siamo, da poco abbiamo superato la soglia del 3 km, 23 minuti e 15 passeranno qui ai 23 minuti e 23 secondi, eccoli qui. Isha Kuffar, Aziz Nagirini sul passo del 3:5 al chilometro, una grande accelerazione, seguiti all'incirca un centinaio di metri da un grande Raffaele Giovanelli, alle Raffi 23 minuti e 35, e ancora lì in fondo c'è battaglia tra Marco Vetrano e Ismaela Dim, ancora uno scontro diretto che li ha visti domenica scorsa a Teverona contendersi il primo premio del podio, e oggi sono qui a battersi per la quarta e quinta posizione. Io a Ciccio ancora non l'ho visto, ma me l'avete riservato o l'abbiamo perso nella pentola? Ciccio, innanzitutto dobbiamo fare una lode a Ciccio, perché Ciccio in queste occasioni non si va mai a prendere la passerella, lo trovi buttato in un parcheggio a far parcheggiare tutti i podisti che arrivano alle auto. Per me Francesco Federale rimane sempre il mio fratello. E anche sempre. Se ora non lo vedete, Ciccio c'è. C'è. Ma mi hanno detto che eri ai parcheggi? Sempre. Parcheggi e incroci. Il meglio sta dietro le quinte. Assolutamente. Come sempre. L'ansia grazie Ciccio. Grazie Ciccio a te, c'è. Siamo nel cuore, come sempre, del nostro podismo, in questo caso dell'ottava edizione della Corriamo Saviano. E il primo vero battito ce l'avete intorno. Eccolo qui, il pubblico di tutta la Corriamo Saviano, le canotte verdi che ci hanno omaggiato di una grande giornata di sport. E questa è la sintesi di una gara al femminile, adrenalinica più che mai, il piacere di aver vissuto i passaggi ai 1200 metri, ai 7700 metri. E queste le prime tre donne. Terza all'arrivo con i colori dell'International Security Service, lei è Anna Trintillo. Seconda donna all'arrivo, Atletica Eserni e il team, lei è Gabriela Di Berardo, vince ed è la regina e alza i colori della Cleveland Runners con il suo nuovo personal best, con la sua adrenalina, con la sua grinta e la sua tenacia. Lei è Francesca Maniaci. Videorun.it, rimanete con noi per vivere il meglio degli highlights di questa grande giornata. Praticamente un'egemonia
a firma International Security Service. Il piacere di aver visto anche Marco Piccolo poco fa in piazza, e gli auguri doppi per la figlia che sta per nascere. Abbiamo vissuto una gara pazzesca, sono passati insieme ai 1200 metri sul passo del 3,15 a chilometro, il che significava chiudere 32,30, ma invece le proiezioni finali sono state tutt'altre, un'accelerazione pazzesca dal quinto chilometro. Intanto terzo gradino del podio per un giovanissimo e sempre grande Raffaele Giovannelli, secondo gradino del podio, è stata una battaglia incredibile, i 7700 metri sono passati spalla a spalla, fianco a fianco, e alla fine il secondo gradino va ad Aziz Lakriti, vince, si conferma e si riconferma di anno in anno, dopo che ci ha abituato a qualcosa di incredibile, è passato sicuramente dal quinto chilometro, dal passo del 3,15 a quello del 2,55 a chilometro, per chiudere sui 30,50. Lui è Hisham Boufars e questa è l'ottava edizione della Corriamo Saviano. Vi aspettiamo l'anno prossimo, perché di emozioni ne abbiamo sempre tante da regalarvi sulle pagine di Videoran.it. La Corriamo Saviano, voglio un ultimo urlo tipico a firma Running Saviano. Ciccio, fomenta quest'urlo, fomenta questo tifo, forza Saviano. Ma che ne sanno quelli del Napoli? Eccola qui, la curva B che aspettavamo. Un ultimo applauso.